San Ferdinando, premio riconoscimento San Giovanni Paolo II. Oggi ascoltiamo le testimonianze di Ruggero Isernia, Sebastiano Piccione e Giuseppe Casaletto. Un ricordo personale di Giovanni Paolo II, se c'è. Ma sicuramente, anche se diciamo un po' triste, ma sicuramente quando al funerale sulla bara c'era la Bibbia che da sola si sfogliava, quella è una roba che mi è rimasta impressa, ma sul vero senso della parola. Ricevere un riconoscimento nel suo nome, che emozione è? Beh, tanta, anche perché non sono abituato. Io sono un operaio della musica, un dietro le quinte, perciò vivere questa emozione per me reputo veramente molto molto importante. Preside, ospitare un premio così importante, così prestigioso, nel nome di Giovanni Paolo II. Per noi è un grandissimo onore, ovviamente, ma è anche l'occasione, è stata l'occasione durante l'anno scolastico per fare un progetto di collaborazione con la Casa Museo Giovanni Paolo II a Vadovizze. E quindi i nostri ragazzi sono riusciti ad andare lì in stage, e quindi un'esperienza bellissima. E adesso si sta completando con questa serata meravigliosa. Lei ha avuto un compito importantissimo, quello di realizzare il riconoscimento da consegnare, il sigillo della pace. Sì, è stato un onore innanzitutto lavorare a questo piccolo progetto che è liberamente ispirato al finestrone che sovrasta il trono del Bernini, con tutto il rispetto e il dovuto rispetto appunto per il maestro Bernini, però è una piccola vetrata instoriata legata a piombo. Perché l'ha voluta legare a Giovanni Paolo II? Allora, intanto c'è un discorso a monte che riguarda la mia amicizia con l'organizzatore che è il professore Natalino Monopoli, anch'io sono un docente, quindi è questo. E poi perché siamo convinti, perché quando ci abbiamo pensato abbiamo voluto fare questo omaggio non tanto alla bravura del Bernini, ma quanto al valore della tradizione per quanto riguarda l'educazione dei nostri figli. E io penso che questo sia il messaggio, uno dei tanti messaggi che il Papa Sommo ci ha portato in eredità.